Buongiorno e benvenuti a un nuovo podcast di Mountain Blog Outdoor Ambiente, speciale cammini in collaborazione con Zamberland. In occasione degli Ortovox Safety Academy ho incontrato Giuseppe Burlone, guida alpina della Ossola Outdoor School. Sono un escursionista, sono comunque un appassionato di cammini, nel senso che scopro per la prima volta che si possono affrontare dei sentieri che non sono giornalieri, ma sono di più giorni, anche addirittura settimane. Tu da guida alpina, insomma da accompagnatore, vuoi darci qualche consiglio su come una persona che non l'ha mai fatto vuole iniziare a praticare questo tipo di attività? Sì, certo, proprio in qualità di guida alpina devo dirti che la prima caratteristica che definisce un cammino alpino è quello di avere delle salite, che detto dalla guida alpina è un'assoluta banalità. In realtà mi sono reso conto che ci sono persone che vivono in aree del mondo dove non ci sono delle vere e proprie salite, o quantomeno non come le intendiamo noi. E questo le mette di fronte a un limite che non avevano mai frequentato prima. Molto spesso mi parlano di capacità di sostenere camminate in termini di miglia, perché sono bene o male le persone che arrivano da quell'area lì, quelle che mi pongono di fronte a queste problematiche, miglia o ore di cammino, e poi si rendono conto che questa variopinta Italia molto spesso è disegnata in su e in giù, e questo li mette di fronte alla prima difficoltà. Quindi, prima di tutto, ci vuole una minima conoscenza di quello che vogliamo, che intendiamo fare. Ecco, il nostro desiderio deve essere immediatamente seguito da una ricerca e un'acquisizione di informazioni su quello che sono le caratteristiche dell'itinerario che vogliamo seguire. Ecco, se devi mettere dei paletti, prime cose da guardare di un cammino, cos'è? Chilometri, dislivello, ore? Questa è una domanda che ricorre in maniera molto frequente. Ma quanti chilometri cammineremo oggi? E io molto spesso mi trovo a rispondere in questo modo. Noi, quando organizziamo una gita in montagna, poniamo un'attenzione maggiore sul dislivello piuttosto che sulla distanza che percorreremo, perché spingere il nostro peso verso l'alto alla fine si rivela essere l'impegno maggiore della giornata. Poi chiaramente, se stiamo parlando di un itinerario che ci impegnerà per 15 km piuttosto che 30, è chiaro a tutti che sono due mondi abbastanza distinti. Però quello a quale bisogna fare attenzione in maniera preponderante è proprio lo sviluppo altimetrico, il dislivello. Chiaramente un'onestà intellettuale in termini di autovalutazione, capacità di capire quelli che possono essere i propri limiti. E visto che io ricopro questo ruolo, il ruolo della guida, il fatto di affidarsi a un professionista sicuramente ci mette nella condizione di avere una riduzione dei rischi, avere un aiuto sotto molti punti di vista, ma questo non toglie il fatto che noi dobbiamo essere in grado, ma anche per il nostro godimento personale mentre pratichiamo questo cammino, di essere autonomi, sufficientemente allenati per poterlo concludere. Ma in termini di chilometri è abbastanza facciamo una media. Che camminare 20 km al giorno per una persona che non ha esperienza di cammino e non sa quali possono essere i propri limiti può già essere un target di assoluto rispetto, con un'altimetria modesta intorno ai 300 metri. Chiaramente poi persone che si conoscono meglio o che hanno delle competenze diverse ragioneranno con degli altri parametri. Per quanto riguarda invece il numero delle tappe, dobbiamo considerare quello che è una reazione del nostro organismo ad un esercizio fisico al quale non siamo abituati. Generalmente, quando noi conduciamo dei gruppi anche di sci alpinisti, che è un altro sport aerobico che mette sotto sforzo soprattutto l'apparato locomotore, possiamo dire così, abbiamo più e più volte considerato che la salita impegnativa deve essere posta al terzo giorno, perché oltre il terzo giorno abbiamo un decadimento delle prestazioni, possiamo dire così. La stanchezza comincia ad accumularsi e quindi per una persona che non ha mai intrapreso dei cammini di più giorni, io consiglierei 3 giorni, tanto per cominciare. Poi
si può implementare. Cosa ti capita di solito con i gruppi che accompagni per la prima volta, persone che magari non conosci e per la prima volta intraprendono con te un cammino insieme? Ma uno degli scogli sui quali ci troviamo a discutere o quantomeno a dover consigliare alle persone di comportarsi in un determinato modo è quello di, da parte di chi comincia, a confondere il possesso di numerosi pezzi di attrezzatura con l'acquisizione di competenze. Non sempre è così, anzi talune volte avere uno zaino pieno di strumenti non fa altro che limitare le nostre capacità di movimento e quindi rendere tutto più difficile. È difficile far capire che è meglio muoversi con pochi strumenti. E chiaramente questi pochi strumenti devono essere compensati da maggiori competenze. Ecco, far crescere queste competenze, il livello di consapevolezza è la chiave per riuscire a raggiungere dei risultati di maggior soddisfazione. E che forse è un po' l'obiettivo di un accompagnatore, di una guida, proprio quello di migliorare le capacità di chi viene accompagnato in montagna o comunque in attività all'aria aperta. Certo, insegnare vuol dire sicuramente insegnare a leggere una carta, insegnare a guardare le previsioni meteo, ma anche a comporre in maniera adeguata uno zaino per raggiungere con soddisfazione la nostra meta. Vuoi consigliare qualcosa che ti è piaciuto, sia di traversate alpine ma anche di cammini? Parlando di cammini morbidi, poi naturalmente qui mi espongo, è una valutazione assolutamente personale, ma io trovo che il sentiero che parte, sentiero che poi è un cammino, che parte da Bologna e arriva fino a Firenze attraversando la catena dell'Appennino, sia un highlight, veramente una cosa bellissima, perché intanto ci svincola dalla mobilità della macchina, perché possiamo andarci in treno, tornare in treno e finire in questo modo con uno dei mezzi più sostenibili che ci siano. E poi perché ci mette di fronte a due culture che piano piano ne lasciamo una per raggiungere un'altra, sono la cultura della cucina di Bologna e la cultura della carne e dell'olio d'oliva, e vederla scorrere sotto i propri occhi, vedere questo cambiamento durante le proprie camminate nei boschi, trovo che sia veramente, veramente unico. Un cammino nelle Alpi. Un cammino nelle Alpi, e qui entriamo in un mondo che è leggermente più tecnico visto dal punto di vista dell'indipendenza di strumentazione, di alimentazione. È un tour del Parco Nazionale della Val Grande, dove sommiamo alla bellezza paesaggistica anche, a volte, a seconda di come costruiamo questo tour, una difficoltà nella ricerca dell'itinerario più favorevole, e queste difficoltà poi ci ripagano con una soddisfazione, chiaramente, quando riusciamo a concludere il nostro tour, e una capacità di valutazione dell'itinerario che passo dopo passo ci conduce all'interno di quest'area selvaggia. Bene, allora io ti ringrazio per tutte le informazioni che ci hai dato e anche dei consigli, insomma, anche se personali, ma a noi fa piacere ascoltare chi in montagna, chi in ambiente, sempre per vie, per sentieri, perché sono proprio loro che sono i testimoni e i promotori di nostra Italia attraverso il cammino a piedi. Grazie a tutti per l'ascolto e buone camminate sulle Alpi e in giro per l'Italia, che abbiamo un posto che è unico. E così si chiude l'intervista. Io ringrazio Giuseppe Burlone della Ossola Outdoor School e vi aspetto in una nuova puntata di Mountain Blog Outdoor e Ambiente, speciale cammini in collaborazione con Zamberland. Alla prossima!